Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo sul palco del Palaresia qui al Palasport a Bolzano. Stanno per iniziare le serate moderne, i ragazzi stanno per entrare, ma noi abbiamo qui un ospite importante, Francesca Michelin, la nostra guest star, ospite d'eccezione, che è stata così carina da venire a questo festival. Perché possiamo dirlo? Io e te siamo entrati in contatto qualche mese fa, ti abbiamo proposto di essere ospite al festival, ti abbiamo un po' spiegato com'è. E tu hai detto subito di sì, come mai? Beh, innanzitutto perché credo che fare un festival studentesco poi avete una storia molto lunga, perché insomma è la 45esima edizione, quindi è un festival molto importante. Credo che fare qualcosa per i giovani e mettere a disposizione per loro uno spazio per condividere la loro musica, la loro arte, il loro talento sia una cosa bellissima, e credo che sempre di più in tutte le città si debbano fare queste cose. E poi Bolzano è una città che mi piace tantissimo e so che è una città molto organizzata sia a livello studentesco liceale che universitario, quindi ci tengo anche a livello insomma architettonico, una città che amo, insomma un insieme di cose mi ispirava troppo a essere qui. Infatti sei stata veramente veramente carina ad accettare subito, ma ti chiediamo, se ci fosse stato il festival studentesco a Bassano, avresti partecipato? Beh, diciamo che spero quando ci sarà il festival studentesco a Bassano di essere tra gli organizzatori, perché ci terrei tanto a fare qualcosa per la mia città e per tutti i ragazzi che vogliono esprimere quello che hanno dentro. Parlando invece della tua esperienza musicale, partiamo da X Factor, un palco sicuramente un po' più importante di questo del festival studentesco, ma diverso, esatto. E com'è stata la tua esperienza? Com'è stato vincere un talent così importante a 16 anni, cioè poco più che una bambina? Beh, è stata un'esperienza molto forte, anche a tratti traumatica, perché appunto ero veramente giovanissima, ero in terza superiore, facevo il liceo classico ed è stato veramente come avere un elefante in casa, quindi un qualcosa di bello, gigantesco, che devi imparare a gestire con la tua vita e che te la cambia spesso, perché comunque inizi veramente ad avere un vero e proprio lavoro, e a 16 anni è di sicuro qualcosa di bellissimo se si tratta appunto di musica, però è qualcosa di al contempo molto impegnativo, soprattutto nel conciliare tutti i vari impegni e fare tanti sacrifici già così giovani. Infatti proprio per questo sarà stata molto dura a livello scolastico, a livello anche della tua normale vita. Come sei riuscita a organizzarti, ad andare incontro a una popolarità che alla fine ti ha salito praticamente? Beh, per fortuna comunque non sono mai stata l'artista, quella là da gossip, quindi comunque il fatto di riuscire a mantenere sempre una propria, cioè essere sempre molto riservati, comunque mantenere sempre un contatto diretto e concreto con la famiglia, gli amici, i parenti più stretti è importantissimo, soprattutto quando si fa questo lavoro e soprattutto quando lo si fa da giovani. E è stata dura, perché comunque sì, ho dovuto rinunciare a qualche sabato sera fuori per fare un po' di versioni di greco in più, e quindi il problema è che non puoi veramente pianificare, devi essere forte, deciso e entusiasta e andare avanti cercando di dare il meglio di te, perché obiettivamente ognuno fa quello che può e quando hai un impegno così grande è anche un peccato rinunciarci, quindi bisogna dare il massimo e poi si prende quello che si prende. Adesso è uscito da pochissimo il tuo nuovo singolo, raccontaci un po' di questo, di L'amore esiste, il tuo nuovo progetto. Sì, è un singolo molto importante per me, perché sia dal punto di vista proprio del genere c'è stata una svolta verso l'elettropop. È un brano in cui ho voluto fortemente essere esclusivamente interprete, perché credo che fino adesso non ho mai avuto quella maturità necessaria per interpretare veramente un brano, appunto perché ero troppo giovane, e credo che questo testo, che non parla dell'amore a cui siamo abituati esclusivamente, quindi l'amore tra due persone, è un amore proprio più universale, più motore di tutto il mondo, è un testo tanto importante, quindi per me è un brano molto forte e quindi vedo che sta avendo anche successo per il momento, è apprezzato ed è una cosa molto importante, perché è una canzone con un messaggio positivo che vuol far stare bene le persone. E poi comunque un singolo tutto tuo dopo
il duetti con Fedez. Sì, esatto, sì, che, sì. Insomma, ti hanno... E il duetto con Spider-Man. E il duetto con Spider-Man, esatto. Quindi sì, esatto. Benissimo, Francesca, grazie, grazie mille. Poi io e te ci rivedremo sul palco proprio durante la serata del festival che sta per iniziare. Facciamo un in bocca al lupo ai ragazzi che ci stanno guardando, che dici? Certo, in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si esibiranno questa sera e divertitevi soprattutto, così tutto quello che avete dentro arriverà anche a chi vi ascolta. Ciao!